è qui con noi il Godzilla Luca Franchini oh, Buonasera ragazzi buonasera a tutti cioè, ma che presentazione cioè, come un carcerato Vabbè, te mi tocco i maroni eh, vabbè. Come, non lo so uno che, che scalpita eh, va bene come un rinoceronte, Frank, l'Ippino Key, 29 mesi di abbonamento, prima stazione del treno. Ne facciamo un'altra? Ne vogliamo fare un'altra, Frank? Ce la faremo, secondo te? Ma sì, secondo tanto. me sì, anche perché leggevo nei, nei commenti che c'è qualcuno che ha rimandato il padel, cioè il padel, uno sport veramente maschio, virile, come il padel, per stare qua a, a seguire la nostra diretta. Frank ti ho confuso con Dominic d'altronde eh, vabbè dai Dominic avrà giusto giusto quei 30 anni meno di me ma va bene dai dai, dai va bene Greg Valentine WWF, lo prendo come un complimento bisantola. dimmi God no no dicevo che il fatto che qualcuno mi ha scambiato per Dominic lo prendo come un complimento eh beh dai insomma eh Giovanni, 100 bits, thank you. Forza, forza, galoppiamo, galoppiamo. Siamo più di 300 stasera. Uh, quando c'è il Godzilla, la gente accende. Eh, c'è Godzilla, la gente mormora. La gente mormora. Senti, Frank, eh, guarda okay. qua, guarda qua, Godzilla. In chat ci Godzilla sentiamo. Godzilla è la Eh? Guarda, eh, ho, ho pubblicato un'oretta fa un, un post sulla mia pagina Facebook dove ricordavo come Stessi Kibler insieme a Test eh, sia stata la prima superstar che ho, barra, abbiamo intervistato nella nostra carriera di telecronisti ed è accaduto nel 2003, quindi sono passati ben 20 anni quando... Abbiamo accolto appunto la ragazza dalle gambe più lunghe al mondo e test, ti ricordi, Michele, all'hotel Mellià di Milano? Quando sì, ancora allora... facevamo parte di stream. Quindi stiamo parlando della preistoria della WWE in Italia relativamente alla coppia Franchini e Posa Cazzate e Iosa sono passati zentani. 20 vent'anni, chissà quanto vent'anni fa non c'erano nemmeno erano ancora nello scrotto dei loro genitori vabbè eh, non credo sia stata la prima supercar mi piace come di, di la verità che sentivi la mancanza delle mie esternazioni sì sì vabbè ma ormai so che quando c'è il Godzilla devo mettere in gioco il canale ma ci sta cioè voglio dire va bene e, e poi è no. italiano è anche, sentite se no, c'è. È venuto fuori anche con dei termini medici, tecnici, scientifici. Capite? È passato dal oh! 'Eh, a... <ride> Senti, non credo sia stata eh, la certo, prima certo. O, il prim o il primo lottatore WW o ex WW che abbiamo intervistato. Però, forse, anzi, di sicuro è stata la prima ragazza. La prima ragazza Ma e no, l'ha intervistata. Perché, te. perché tu, tu, ti ricordi, tu ti ricordi qualcun altro che abbiamo intervistato prima di loro? Ora allora, probabilmente tu prima di lei, però mi dovrai aiutare perché io dimentico. Forse tu hai interagito, non era un'intervista per la TV, ma hai interagito con Bret Hart prima di lei. Sì, sì, questo è vero. Sì, però diciamo che ne, nella nostra veste ufficiali di telecronisti WWE, loro sono state le prime superstar che erano in forza alla federazione che abbiamo avuto l'occasione di incontrare e di intervistare. E allora, mentre guardo se c'è qualche altra donazione, qualche altro hype train, no, non ancora, siamo fermi, eh, ti chiedo, hai qualche ricordo particolare di quel meeting con Testa e stessi, così giusto per rompere il ghiaccio? Ma io ricordo, <ride> ricordo che avevo una vergognosa giacca. In finta pelle di colore rosso che ho esibito per l'occasione, ricordo, ricordo con piacere il tour de force che abbiamo fatto quel giorno andando a Radio DJ, tu andando all'auditorium dove c'era l'incontro con i fan al Mondadori Multicenter. Eh, ricordo appunto eh, quelle imbarazzanti interviste che. Eh, abbiamo condotto con Test e stessi Kibler. In quell'occasione eravamo molto, molto emozionati, eravamo impacciati, eravamo tra virgolette alle prime armi. Eh, sebbene commentassimo eh, il wrestling normale da quasi tre anni, in quell'occasione eh, ho, ho un buon ricordo: una bella giornata. Ricordo che lei era una gnocca imperiale questo non me lo sono dimenticato e, e niente, è stata una, una bella giornata, una grande, grande esperienza, soprattutto anche perché c'è una, eh, una, una foto che gira sui, eh, sui siti internet, sicuramente il tuo amico Tita Morgan ce l'ha, ma poi c'erano in tanti che alla fine di quella giornata eh, al Mondadori Multicenter si fermarono per una foto di gruppo con, ricordo veramente, abbigliamenti ed espressioni imbarazzanti da parte di tutti, da parte mia in primis. Allora, in quell'evento, magari voi siete giovani quindi non potete saperlo, però ci fu effettivamente la possibilità reale di interazione con i wrestler, sia con qualche domanda dal pubblico, e poi sia anche con una veloce vicinanza con loro perché Test aveva fretta. Test mi ricordo che era uno attento all'ora, voleva visitare l'Italia, eh, come dargli torto, cioè voleva vedere un po' Milano. Quindi sembrava: ora non voglio parlarne male perché non c'è più, però a differenza di altri, tipo John Cena, che mh, insomma dovevi portarlo via a braccia, ecco, Test vo voleva fare un po' anche il turista, possiamo dirlo. Sì, mi chiede, tra l'altro, eh, proprio un anno dopo, nel 2004, ci fu John Cena nello stesso luogo. Eh, quando appunto si verificò il marasma di oltre 5.000 persone che mandarono tutta la zona lì di, del Mondadori Multicenter di Via Marghera in, eh, in Tilt, quando John dovette allontanarsi a bordo di un cellulare dei carabinieri. C'è una storia memorabile che abbiamo raccontato anche sul, eh, sul libro eh, sul libro che è uscito appunto. Nel 2015 intorno al ring, eh, insomma, pensare che nel 2003 poi il tour venne annullato, poi nel 2004, soltanto un anno dopo, ci fu quel bagno di folla per presentare il tour WWE che fece tappa a Milano e a Pesaro nel giugno del 2004. Ecco, in un anno cambiarono tante cose e ci fu poi la consacrazione di quel periodo d'oro sbocciato poi e consacrato, scusate la ripetizione, un anno, un anno più tardi, nel 2005, con l'arrivo in pianta stabile del, di SmackDown su Italia 1, con Eddie Guerrero e tutto quello che ne è conseguito. Insomma. Ora attenzione in chat, eh, perché Stacy Killer non è la moglie di Brock Lesnar, quella è Sable, quindi non fate confusione. Mentre Goz, mh, tu sì. che sei un po' il vecchio saggio, no? colui che conserva la memoria eh, storica, quel tour lì molto chiacchierato sì. e discusso, eh, come mai saltò esattamente? Tu hai qualche. Ma, uh, sì, sì. Allora, innanzitutto diciamo la verità. A quell'epoca, nel 2003, la, la Lora, eh, cioè la, era, era già WWE perché c'era stato lo switch nel 2002, eh, la WWE era trasmessa soltanto, soltanto su stream, eh, eh, perché la fusione fra stream e tele più avviene nel luglio del 2003, e noi stiamo parlando dell'aprile del 2003, quando in Italia doveva venire il roster eh, di Raw. Eh, in realtà ho un vago ricordo, ma non vorrei mettere, non metto la mano sul fuoco: sul fuoco, che il. il il, um, il tour saltò per un conflitto di interesse per un conflitto scusate non di interesse per un conflitto di date molto molto simile a quello che accadde poi nel 2019 di recente con gli arabi di mezzo ecco non ricordo i particolari ma ricordo proprio che ci fu un problema di eh, due date che non andavano a a collimare, non andavano ad incastrarsi e la WWE decise di eh, far saltare la tappa di Milano che era nell'occasione l'unica in programma in Italia. Però io non voglio, a distanza di vent'anni, eh, non voglio pensare, non vorrei che quella decisione in realtà fu eh, determinata da un'apertura delle prevendite molto, molto, molto Calma, quel giorno no, al Mondadori multicenter si, si staccarono soltanto qualche centinaio di biglietti. Molto probabilmente la WWE si aspettava una, una reazione del genere che poi c'è stata l'anno successivo. Effettivamente, forse eh, eravamo un anno, un anno in anticipo. Fatto sta che comunque nel 2004 la WWE tornò in Italia dieci anni di distanza dallo spettacolo precedente, dal tour precedente che fece tappa a Milano e a Roma nel 94 e se pensiamo che adesso sono già cinque anni che la WWE non fa uno show dal vivo in Italia e eh, siamo a metà di quel guado, cioè dieci anni sembrano tanti, ma in realtà ne sono già passati a novembre saranno cinque anni che la WWE non fa più uno show in Italia. Quindi cioè, ci stavo pensando prima a questa, a questa eventualità, a questo particolare, proprio eh, pensando a quella volta in cui Stessi Kibler arrivò qui in Italia a Milano insieme a Tess. Ora, Francesco, se tutti donassero, saremmo anche contenti. Io e gli aziendalisti, però difficile che accada. Prima di interrogare il Frank su quello che ci ha detto, facciamo anche gli auguri a Cosimo per i suoi dieci anni e che ci offre un pezzo di torta virtuale. Grazie mille. Sì, l'ho vista la foto, Michele, ci hanno taggato su Instagram. Ho visto la foto eh. di la, la torta di Cosimo con il logo della WWE, bellissima fantastico allora in effetti abbiamo avuto il covid di mezzo che ha bloccato i tour WWE ovunque però essendo molto realisti l'outlook per rivederli in Italia con loro che stanno andando sempre più distante e sempre più negli stati nelle città, nelle contee che li pagano per portare l'evento, io non so quanto in futuro potremmo rientrare nelle loro rotte tu che ne dici? Sì, anche perché Michele, ma um, giochiamo a carte scoperte. Tu lo sai benissimo che io, più e più volte, ho tentato di contattare eh, D'Alessandro Galli che nel 2019 era ancora il detentore dei diritti per gli spettacoli dal vivo della WWE in Italia. Ci abbiamo provato più e più volte a contattarlo, ma non abbiamo mai ricevuto. Una, una risposta e quindi boh, non lo so, non so nemmeno se, se ci sia qualcuno in Italia che detenga al momento i diritti per uno show da Blue Blu dal vivo, probabilmente quelli che aveva ad Alessandro Galli, sostengo io e eh, presumo io, magari sono decaduti non lo so, certo è che come dicevi tu l'outlook al momento non è dei migliori, diciamo che l'orizzonte è abbastanza, è abbastanza cupo, ma per essere realisti, perché ci sono, ci sono altre realtà che si fanno comunque eh, preferire ad un'Italia che, insomma, da questo punto di vista zoppica, malgrado io e te lo sappiamo, a livello di ascolti, eh, la WWE su Dimax eh, va bene, questo è in dubbio, però da lì a fare un altro tour in Italia ci sono... Tante cose che si devono allineare nel modo giusto. Non abbiamo, non abbiamo degli elementi nemmeno per fare delle previsioni, non so se tu sei d'accordo con me. Non abbiamo i tour, Frank, ma abbiamo la pirateria che fa vetrina e fa parlare del brand. Eh, sì, ma, abbiamo, vabbè, allora, ma non abbiamo la pirateria, abbiamo i guru. Sai che ci sono i guru della finanza che ti eh, promettono di diventare ricco, seguimi per altri consigli. E adesso cioè, voglio dire, sono tutti influencer, tutti esperti di wrestling, tutti. Tutti i lottatori, ma niente, ce n'è, ma, ma, ma va bene così perché poi quando poi arrivi al, al, al confronto, al mettere nero su bianco, poi magari qualcuno si accorge, però wow, quei due là sono sempre bravi e nonostante uno sta diventando un vecchio rincoglionito, quell'altro, quell anche lui è da, è da 23 anni che è lì dietro. Insomma, <ride> speriamo. E ci difendiamo di ancora, no? Dai, allora cosa vuol dire detenere i diritti per fare lo show? Beh. Eh, significa acquistare l'opportunità di poter portare l'evento in Italia, quindi accollarsi le spese e tutte le richieste della federazione e poi profittare, quindi pagare un minimo, Firmiamo con voi, siamo i vostri esclusivisti per l'Italia. Solo noi possiamo organizzare gli show. Voi ci date eventualmente le date libere, ci garantite tot date in tot anni. Noi troviamo i palazzetti, i collegamenti aerei, gli spostamenti, gli hotel, il catering, tutte le facilities e vediamo tot. Se va bene, Beh. ci guadagniamo, se va male ce la grattiamo. Michele funziona? No, lo dico per uh, um, a beneficio degli amici a casa funziona niente più, niente meno che eh, diciamo mettere sotto contratto una band, che siano i Guns N' Roses, che siano i Metallica, che sia Vasco Rossi, non lo so, mettete voi chi volete, eh, ci sono Live Nation, Alessandro Galli, ce ne sono diversi che si prendono Proprio i diritti di portare in tour per uh, l'Italia o un cantante, o una band, o un brand come WWE che ribadisco, funziona niente più, niente meno che una uh, stella del, della canzone, della musica. Sì, sì, come gli spettacoli in generale, i musical, insomma, esatto, 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 esattamente. Intanto, cioè, tipo, tipo è... anche Michele, anche eh. non lo so se, se oggi come oggi ci sono ancora, eh, io, io ricordo gli Harlem Globetrotters, tutti i eh, ricordi certo, che del ancora. basket, eh, Cioè, voglio dire che quello è un brand che magari adesso è diventato un po' meno famoso rispetto a quando ero eh, bambino ragazzino io, eh, però funziona alla, alla, alla stessa maniera. Ah, fammi ringraziare Mattia 200 286 che ha regalato 200 bits grazie davvero e anche Antonio JN94 che ne ha messi 30 scrivendo ciao Michele ciao Luca stasera mi fate tornare bambino grazie davvero a te e a tutti gli altri in chat perché non andarono al sud negli anni del boom? Beh l'abbiamo detto tante volte Francesco tante volte. Eh, purtroppo al sud non c'erano strutture idonee per le richieste da WWE che sono anche connesse alle eh, reti viabilistiche attorno al palazzetto, alla vicinanza con gli aeroporti, a che voli ci sono, a quegli scali, e via dicendo. Quindi, WB ha una carta eh, di richieste e di necessità, e al Sud hanno preferito, per mille motivi, anche tecnici, non andare perché non tutte eh, venivano centrate. Sì, non tutte diciamo Michele che le, ulti, le ultime tappe al. Tu, al, al sud, per quanto riguarda la WWE, risalgono al pre-1993. Eh, parlavo prima appunto come eh, ci siano stati dieci anni di stop. Tra il 94 e il 2004, ecco, dal 2004, quando la WWE riprese a fare gli spettacoli in Italia, e ci furono degli anni in cui eh, c'erano anche più di 10 show in Italia, e forse anche questo, diciamo, overbooking è stato uno dei motivi che ha fatto, eh, diciamo, cadere in basso un po' la richiesta. Sì, quella più solda è stata Roma, dice. Paolo Cerbai, eh, dicevo prima del 1993, ci furono date anche in Sardegna, eh, per esempio, quindi stiamo parlando eh, delle isole, ma poi ripeto: dopo il 2004, eh, la tappa più sud è stata, è stata Roma, più giù non sono mai andate. Allora, Munilex, undicesimo mese di abbonamento, grazie mille, grazie anche a Michele 833 che ci aggiunge 100 bits alla cassa. Eh, quanto costano questi diritti di rappresentanza per fare gli show? Ci state chiedendo in chat? Non ne abbiamo assolutamente idea. Io però ho uno schema, almeno generico, di come costano, cioè come costa acquisire i diritti per i libri. Quindi per i libri ufficiali della WWE devi pagare un compenso, cioè un dot per dire ok. Quel titolo lo edito io. Poi hai delle spese chiaramente di traduzione, hai delle spese di stampa, hai delle spese del distributore e su ogni copia che vendi hai innanzitutto un minimo garantito da dare comunque a, a WWE o a chiunque altro. Eh, gli hai acquistato i diritti per la traduzione. E poi ogni copia che vendi hai una percentuale sul prezzo di copertina che va al proprietario iniziale dei diritti. Quindi è ragionevole pensare che ci sia una cifra d'ingresso, poi tu ti accolli tutte le spese dell'organizzazione e poi eh, devi dare per ogni biglietto staccato un tot. Però quanto sia grossa questa torta, questa fetta, non lo so, credo che si parli di decine di migliaia di euro con semplicità magari nei tempi, negli anni del boom anche aggiungendo uno zero forse a questa Mi chiede, tu, tu, ma io non sai che in realtà non so nemmeno come funzioni l'ambaradan però no, no, potrebbe anche eh, funzionare che il promoter locale diciamo Live Nation o D'Alessandro e Galli comprano una o più date in Italia per che ne so 150.000 euro a data Dopodiché ci sono i costi e poi c'è la vendita dei biglietti. Cioè, mi viene in mente, Michele, un po' la cosa che accade quando abbiamo portato John Cena in Italia, perché questo non lo sa nessuno, lo sanno in pochi. Il concerto di John Cena, eh, sto parlando. Sì, sì. Beh, Ricordi, c'era una, una fee globale, un costo globale del concerto, che poi, vabbè... E, e poi lì dipende da quanti biglietti vendi. E, e compagnia di giro non lo so, eh, sto facendo illazioni, sto facendo supposizioni. Dai Fede torna anche sui social a seguirci con costanza se non lo stai facendo. che Continuiamo a macinare contenuti. Mentre investire oggi io il Frank di tasca nostra per portare la WB in Italia, beh, quei soldi lì non ce <ride> li abbiamo, cioè, molto onestamente, se ce li facciamoci la avremmo risata. Una bella risata con questo, dai. Cioè, anche per amore, cioè, quanti soldi ho buttato via nel corso degli anni a favore del wrestling? È vero che me ne ha fatti guadagnare tanti, cioè, devo dire la verità, però ne ho anche investiti a fondo perduto o comunque investiti senza che ci fosse poi un ritorno economico che magari mi aspettavo, però fa parte del gioco, ci sta. Sapete, io ho fatto un po' anche il promoter, l'organizzatore di eventi e non sempre andavi in pari, anzi, erano più le volte che ci rimettevi o che chi doveva darti del denaro non te lo dava, eh, però cioè, portare WB in Italia. Per uno che eh, quei soldi lì sono più della sua capienza di risparmio, ecco, non, non ce li metterebbe. No, dai, non, non, ma non esiste, dal, anche perché non. No. Dal punto di vista teorico, uno lo farebbe uno come noi, perché ama la disciplina. però è una risposta drogata da questo. Se dovessimo usare la ragione, eh, uno quel denaro lì lo investirebbe forse in una maniera diversa, meno rischiosa, mettiamola così, no? Sì, perché è come, come lanciare una moneta a testa o croce, dai. Poi il Banca e si è, ferma a metà: come tirare la roulette, arriva lo zero e vince il banco. È chiaro che eh, ci sono piazze che hanno sempre risposto bene, come Milano. Poi però se quella sera lì che fai lo show, per sfortuna c'è il derby Inter-Milan, cioè sono cose che sono accadute, e capisci che poi uno magari il biglietto non te lo compra. E idem se vai a Torino c'è la Juventus contro una squadra parimenti importante. Cioè, Sono capitate queste cose, cioè i promoter devono tener conto anche eh, di queste necessità. A me è capitato eventi che nella stessa piazza, benissimo, la volta dopo piove e c'è meno della metà della gente, e tu dici: eh, il tempo non, non li ha fatti venire. Quindi vai a capire. Poi c'è anche tutto un investimento enorme di organizzazione, come vi ho detto prima: gli hotel, i pullman, i transfer, i catering, eh, la security, le forze dell'ordine, le ambulanze, i fisioterapie. C'è troppa roba da cioè, Michele, io, io sto, io sto, tu sai, Tu sai, Michele, che sono anche un grande appassionato di Formula 1, no? E sto mm. notando comunque anche proprio dal punto di vista del proporre l'entertainment del proporre l'intrattenimento, soprattutto da quando la Formula 1 è stata acquisita da Liberty Media, che è stata tra mm. l'altro una delle società che, di cui si è parlato per un'eventuale acquisizione della, della WWE. Dicevo, da quando Liberty Media è diventata la società padrona della WWE, eh, scusami, della, della Formula 1, cioè ha proposto la possibilità di tenere gran premi a paesi che prima i gran premi di Formula 1 non li tenevano. Sto parlando dell'Arabia Saudita, tanto per parlare, sto parlando del Qatar, sto parlando comunque anche di gran premi a Miami o a Las Vegas, come quest'anno. Cioè, la Formula 1 vende il prodotto WWE dal vivo a promoter che sono disposti a pagare questi eventi decine e decine di milioni di dollari, assumendosi il rischio e Liberty Media non fa altro che vendere lo spettacolo. Finito poi, ovviamente hanno le percentuali e tutto quanto. Però ho notato una similitudine da questo punto di vista tra i gran premi di Formula 1 e i grandi eventi della WWE. Pensiamo all'evento in Galles dell'anno scorso, pensiamo a, 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 al, al, al Money in the Bank che si terrà a Londra, pensiamo agli eventi in Arabia Saudita, pensiamo a Porto Rico e, e così via. Allora, Tommy, RR82, 17 mesi di abbonamento, grazie mille per la fedeltà a questo canale, grazie davvero al supporto che ci state dando, anche per migliorare e potenziare le dirette che vi offriamo, ormai avete praticamente, a parte il weekend, la settimana piena. E in questa arriviamo anche durante il weekend ecco qua, uh, aspettate visto che abbiamo due belle maratone sabato e domenica che ci porteranno poi a Wrestlemania eh, mi raccomando segnatevi tutto sul taccuino detto questo Goz tra l'altro sì. sì, io porterei anche G-Styles in Italia eh, per chi chiede eh, abbiamo toccato di mh, striscio l'argomento vendita della WWE se ne è parlato pesantemente ad inizio anno e ora la cosa si è messa un po' a cuccia, sta dormendo. Tu ti sei fatto un'idea? Cioè, in tanti no, dicono che ne sappiamo di qualcosa in più, c'è cioè un giro di consultazioni, però ecco, qui una scommessa da 50 centesimi, la vendono? Sai che io non, non mi sono posto il problema dopo che la notizia è uscita. Cioè, quando, quando poi si è smesso di parlare di questa... Possibile vendita della WWE? In realtà no, non ho mai pensato se effettivamente ci sarà questa, questa vendita oppure, oppure no. Quindi cioè, non mi sento in questo, in questo momento eh, di, mh, diciamo, sbilanciarmi, nemmeno di gettare i classici due centesimi con una risposta che... Eh, francamente non, non lo so non, 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 mi, sono, non mi sono posto al problema voglio rimanere alla finestra e voglio vedere che cosa che cosa che cosa accadrà nei prossimi nei prossimi nei prossimi mesi già per esempio può essere interessante capire come andranno a svilupparsi le trattative per le, per il rinnovo dei diritti televisivi ecco siamo in una situazione stiamo parlando di quelli americani però vi rimando anche a quelli internazionali. In Germania c'è stato il rinnovo per altri tre anni del, di Rose, McDown e anche l'arrivo di NXT su Proxy Max. E a luglio scadono i diritti anche della WWE qui in Italia. Non è una notizia, eh, diciamo, che vediamo noi di prima di prima mano lo sapete, eh, vediamo, vediamo come, come si evolve da questo punto di vista, ci sono anche i diritti in Francia che vanno a scadenza, non so esattamente quando, e soprattutto, lo ribadisco, ci sono i diritti eh, su USA Network e su Fox che possono diciamo darci un'indicazione su quanto accadrà. Negli anni a venire, anche, anche con Peacock, eh, vediamo, vediamo. Se secondo me, però, è davvero un, uh, un meccanismo complicato che dibattere, non so, qua in chat non mi sento all'altezza di, 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 di esprimere un'opinione. Allora, fammi ringraziare Antonio JN94 che ha ringraziato un abbonamento alla community. Grazie mille. E Gianluca Limp che invece l'ha rinnovato per il diciottesimo mese. Bardo Faraone, per te, grazie mille. Io, Goz, ti dico la verità: questo rientro in scena prepotente di Vince McMahon e anche il silenzio, il gioco dei CEO delle mh, possibili entità interessate no? che stanno mh, giocando a ribasso che si dicono disinteressati che dicono beh sì beh è un bel prodotto però mh, non so a me lascia pensare che in realtà ci sia più di un interesse io ho come l'impressione che Vince non avrebbe fatto il diavolo a 4 eh, facendo pesare che lui è l'azionista di riferimento per rimettersi al posto di comando, sostanzialmente. Quindi, io oggi inizio a pensare che fra qualche mese potrebbe davvero iniziare una nuova era targata da WWE. E non è detto che sia migliore della precedente, però ho questa sensazione. Bon, la butto lì, me la rischio. È troppo facile eh, dire le cose, dire l'opinione a cose già avvenute, dire: beh, io lo sapevo. Io me la rischio così adesso, vediamo eh, se indovino, se ci prendo oppure. No, detto ciò, volevo, volevo, volevo scusami. Michele, prendo la, la domanda la importantissima. Scusa, è eh, una domanda fondamentale. Eh, vabbè, so, andiamo La Zia Maria non la frequento da anni, quindi non lo so. vabbè Invece eh, ho visto che qualcuno si stava preoccupando, soprattutto Michele, de, del nostro futuro, se il nostro lavoro è, è a rischio. Nel caso, non eh, vabbè, dovessero... ma mi mantieni tu come hai sempre fatto? Certo. Che problemi ti ho eh, io, cioè. voglia. No, io però vorrei un attimo cercare di far capire agli amici a casa i meccanismi e le tempistiche. Cioè, fate conto che i diritti in Germania scadevano il 31 di marzo, il rinnovo è stato annunciato a metà della scorsa settimana, quando ne avevamo 23. Quando noi abbiamo firmato per Discovery, era il 23. 4 il 25 di giugno e dovevamo cominciare a fare le telecronache a luglio. Cioè quindi è vero che manca poco, ma in realtà manca ancora tanto per le tempistiche di divulgazione o di chiamiamo eh, sviluppo della situazione. Insomma, non voglio non voglio dire nulla che non so, tra l'altro non che non voglio dire, ma che non so, però io, 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 io rimarrei positivo no? come diceva Giovanotti se il Gos vendesse la moto avrebbe i soldi per mantenerti e vendere di se... moto qua sì. sei magna, oh. <ride> <ride> eh. vabbè eh, vedo che chiedete anche dei pay per view signori e noi chiaramente vorremmo che tornassero no, pay per view. però se vuoi commenti. Michele io a livello dei pay per view eh. vorrei, vorrei esternare una sensazione allora, Dai, mia... Sì, soprattutto perché quando arrivo a WrestleMania io sono triste. Eh, da, tre sono... Anni, da tre anni a questa parte sono molto, molto triste. E adesso faccio un esempio alla Godzilla. Perché? Mm. Che cosa accade? Quando tu hai commentato dal 2007 al 2020, WrestleMania in diretta, hai commentato anche qualche edizione precedente e a tre edizioni di Wrestlemania hai avuto l'opportunità di andare là dal vivo a fare il commento di cui una volta uh, a Ring quando arriva Wrestlemania e tu non fai il commento hai quella sensazione di rivedere quella tua vecchia fiamma di cui eri innamorato mm. e adesso la vedi andare in giro e ti viene sempre quel... Sai, come quella, quella scintilla e ricordi i vecchi tempi, un po' con nostalgia, eh, ma positiva, non amarezza. E ecco, io ho questa sensazione. Ogni anno, quando arrivo a Vrestelmenia, mi, mi assale un po' di malinconia proprio perché non ho la possibilità di commentarla dal vivo. E vado avanti con un altro esempio, alla Godzilla. Perché, sì. Michele, io e te. Sono solo tre, mm. tre anni che non commentiamo un incontro di wrestling senza sapere il risultato è vero. Accidenti poi... quanto ti e cambia? Questo... Cioè, Porto... <ride> è sì. difficile poi Volete sapere qual è la differenza. Posso andare? Vai, è come, è come la differenza tra trombare e guardare un porno. Immaginavo, la sapevo già questa, me la immaginavo a a me, però è simpatica, dai, non è niente di volgare. <ride> ecco, ecco io, io, io. Quindi, quando arriva il periodo di WrestleMania, sono un po' assalito dalla, dalla malinconia. cioè, perché c'è ancora quella passione dentro che eh, insomma mi, mi porterebbe a voler commentare, voler eh, rivivere quelle sensazioni perché lo ribadisco, eh, anche se 23 anni che facciamo questo lavoro abbiamo la passione eh, verso, verso la telecronaca perché io credo che, che fare la telecronaca sia un, una cosa eh, che ti prende dentro e cioè, questa e questa particolarità, non dico quasi scientifica, di fare la telecronaca è emersa da quando io e Michele facciamo le telecronache in remoto. Pensate a dover fare delle telecronache in simultanea, uno da Milano, uno da Lecco, la regia a Roma: ci deve essere una simultaneità, un sincronismo, una preparazione. Eh, cioè, mi ha portato veramente a definirmi, o a definirci, scusami. Cioè il Salvatore Aranzulla delle telecronache, cioè il Geopop delle telecronache, perché caspita abbiamo, abbiamo raggiunto talmente un livello di perfezione nella preparazione. Poi magari si sbaglia la mossa, si sbaglia qualcosa, però nella costruzione della telecronaca, io credo che veramente gioco forza post-COVID in avanti visto che lavoriamo in remoto, abbiamo raggiunto un livello di preparazione e un livello veramente di stand-and-deliver, cioè preparazione e consegnare, e c'è veramente un lavoro dietro eh, importante e che ci dà delle soddisfazioni, tante, 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 tante ore di lavoro, però anche tanta, tanta soddisfazione. Allora lasciami ricordare che c'è una tua intervista sul numero uno di Wrestling Review, ecco qua, legata a WrestleMania. Eh, lo potete acquistare in cartaceo e in ebook su Amazon. Di tanto in tanto passa il link: eh, in eh, tra l'altro, Bardo. Sei un marcione, eh. perché una copia me la potevi anche spedire. Eh, Ce l'ho no? gratis, le copie. Eh, vabbè, fare... fai, uno, fai un ordine su Amazon e me lo spedisci a me. Eh, eh. te farò avere Quando ci vediamo farò un ordine. Ti fa... Comunque, c'è anche un'intervista all'orsa. Ah, al devo eh. ancora venire a prendere no? Tenimi nella parte: uno, devo ancora venire a prendere la mia cintura, io. Ah, ho via quello dell'NBA, quello ce l'ho, quello te lo posso regalare senza problemi. Allora, su questo che trovate su Amazon, se state guardando la differita su YouTube, il link è in descrizione del video, c'è proprio un'intervista legata a Vrestal al Goz, oltre a tanti altri contenuti. Eh, ripeto sia cartaceo che nei book. E nell'intervista dici che la cosa più difficile da telecronista è proprio commentare dei match dei quali sai il risultato perché. Non è così banale, per, perché devi comunque interpretare anche il pensiero di quello a casa e non puoi nascondere certo. un'evidenza perché uno a casa, un generico, dice succede quello e tu non puoi fermarti, però, però rischi di dare un'anticipazione, quindi sei, sei conteso, no? C'è come, cioè come un tiro alla fune, cioè lo dico ti ricordi, non lo dico. ti Ricordi i tempi di Cizio Valenti, ragazzi non andate via perché alla fine arriva e poi dicevano: quello che... Ci sarà che interferirà nel Medevente e Batista vincerà il titolo, <ride> così più o meno. Che poi, che poi se ci pensi, è quello che è accaduto eh, in realtà negli Stati Uniti, quando c'era la guerra degli ascolti del lunedì sera. che Nitro andava in diretta e Ro era registrato. E cosa accadde? In poche parole, avevano, avevano registrato una. Eh, un match fra mh, credo che fosse The Rock e Mankind dove c'era un cambio di titolo, Mankind diventava campione. Cosa fecero quelli della WCW, quei furboni? Dissero, ragazzi, non cambiate canale, rimanete con noi, perché tanto dall'altra parte Mankind diventa campione, Sconfigge The Rock. Ecco, in quel preciso istante ci furono più di un milione, ci fu più di un milione di spettatori che cambiarono canale. Cioè, un esodo in massa. In... Credo che fosse il match nell'arena vuota, nell'empty arena. Sì, forse l'off-time la, la hit, vabbè, ma poco importa. Eh sì, quindi tecnica di marketing non, eh, non fantastica, cioè, ma, però già mi scusami, 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 scusami. Francesco Verde che dice: Sto frequentando una scuola di ballo e quindi. Locali. vorrei sapere l'esperienza del golf da prenderne atto no vabbè ragazzi cioè, ma adesso apriamo un onlyfan e diamo via queste cose qua però mai eh, nessuno fa più niente per niente e ovviamente noi non possiamo fare né il deck rating né il fit rating e niente di questo genere e, però magari possiamo dare dei consigli sui locali da frequentare Vabbè, adesso ci arriviamo. Intanto, Greg Valentine, WBF 100 Beats, grazie, ne stai offrendo tanti, grazie mille. Alessio Moroni, podcast, sei mesi di abbonamento. C'è scritto che si ricorda della rivista Wrestling Power col mitico Bastian Contrario a Fine Magazine, eh, Sebastiano Rovescia, grande amico del Frank. Chissà che fine ha fatto, che, che birbone! <ride> vi, vi saluta, eh? vi saluta. Ogni tanto lo vedo, ci facciamo un Negroni sbagliato insieme. Quel vecchio porco di Sebastiano, ve lo saluto. Ora, allora, in effetti tu, un po' scherzando, no? Con i guru, gli influencer... Eh... Eh, I siti, nessuno fa nulla gratis, eccetera, eccetera, però, Goz, com'è che noi non riusciamo a diventare ricchi coi social? Cioè, non ma possiamo dire che nemmeno... siamo vecchi perché siamo artisti. Se ci scatta la scintilla, ci sappiamo ancora fare. Siamo dei leoni, Godzilla, perché Bravi, non no, riusciamo no, ad abbattere bello. le barriere? A fare milioni di soldi? Alex Dandi c'ha 600 abbonati, io qua faccio fatica a farne 130. Perché ma no, ma <laughs> tiene, questa, questa cosa qua, è <susurra> effettivamente. È particolare, sai? Io e te magari ne abbiamo già parlato privatamente. Perché non abbiamo le allora, tette. no, no, no. Adesso, adesso io, in effetti. questa è bella, eh. è, Animale di zona vince eh, quote of the night. Ma guarda, Michele, in realtà io me lo chiedo spesso e volentieri. Anche perché, mm. eh, allora, innanzitutto, per esempio, eh, io, io da qualche tempo. Mi dedico abbastanza con, eh, diciamo, non dico discreto successo, però ho dei buoni feedback eh, mm. sul mondo delle moto, delle moto dell'Early Davidson, delle customizzazioni. Ultimamente sono stato chiamato a presentare diversi eventi, ho fatto il Motorbike Expo a Verona. Adesso, a, beh, questo sabato eh, sono lo speaker ufficiale della Riding Season al, all'Idroscalo di Milano, eh, 12, 13, 14 maggio sarò a Moncaglieri a Torino, ho altri eventi, cioè è incredibile perché alla fine, cioè io è poco tempo che mi sono prestato a questa passione, il wrestling lo faccio da 23 anni, pensateci a buon... <ride> Tutto, tutto fantastico. Cioè, quindi voglio dire, eh, per esempio, settimana scorsa ho fatto dei video come testimonial per un marchio che serve a fare le mappe delle moto. Cioè, è incredibile come ricevo molto più feedback e quasi vengo gratificato sia economicamente, anche se le cifre ovviamente non sono quelle degli influencer eh, grossi, però. Ricevo anche economicamente delle gratificazioni per parlare del mondo, delle Harley customizzate mentre con il wrestling, beh, io specialmente, perché comunque ho deciso di non avere un'esposizione sui social, però, di, 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 diciamo, eh, di rimpiatto anche, anche a Michele, c'è poco o niente, ci sono le briciole, noi non abbiamo. non pensiamolo, pensiamolo, anche col videogioco, per inutile. Eh, Nascondersi dietro un dito. Non abbiamo, non abbiamo la penetrazione, non, non siamo tra virgolette considerati. Molto probabilmente eh, non siamo nel target, ma non credo nemmeno per l'età. Probabilmente perché chi investe in queste, in queste tematiche ha bisogno di qualcuno che sia, chiamiamolo mainstream, che non sia specializzato unicamente sul pressing, anche i tuoi. Michele mi raccontavi un po' che ti dicevano questa cosa quelli dell'agenzia, no? E probabilmente quello, è quello il, il motivo. Sì, praticamente ti dicono devi vendere il lifestyle, non devi parlare di cose tecniche, pallose, devi vendere il lifestyle, tu che fai qualcosa, tu che vai a mangiare, tu che vai a bere, tu che fai l'esperienza, tu che dai un'opinione, non necessariamente, anzi, distante dalla nicchia e più massificata possibile. Prima abbiamo parlato della Ferragni, Ecco, Posa e Franchini in un minuto commentano la Ferragni, l'Outlook e bla bla bla. Così come se fossimo dei generici qualunque. Ma che noi, per quanto stravaganti, siamo, però legati al wrestling, ci piace fare quello in generale. Più qualcosa connesso alle altre passioni: le moto, eh, la cultura nerd, molto con le con. I tatuaggi in maniera molto collaterale, ecco, e eh, vabbè. Allora, per chi chiede come mai su Discovery RO in italiano dura di meno rispetto alla puntata piena americana, è semplicemente una versione che si chiama International sostanzialmente. Come si chiama? Ah, tu no? hour, eh, hour, proprio la versione da due ore. Che è una um, prodotta e diffusa in tutto il mondo perché la maggior parte delle emittenti non ha due ore e mezza con pubblicità compresa da dedicare al wrestling, perché il wrestling, soprattutto RO, ha una durata atipica per i palinsesti. In America ci sta perché è proposto dal vivo. In giro per il mondo no. E quindi fanno delle versioni da 46 minuti. Fanno delle versioni da un'ora e 25 sbarra un'ora e 35 a seconda di SmackDown, Raw, eccetera. Un'ora e, e 25, un'ora essere... 28 SmackDown e un'ora e 35, 37 Raw. Esatto, di modo che eh, in giro per il mondo possano vendere più facilmente questi contenuti pro completo con la pubblicità dentro e tutto quanto sarebbe di difficile proposta, se non per emittenti specializzate, o eh, tipo come Rasky, satellitari che hanno tantissimi canali e che possono dedicare uno spazio così ampio ad una sola disciplina, prendendosi anche il rischio che magari quella sera il programma va male e quindi non c'è un ricambio. Che può portare nuovi spettatori. Ma io credo comunque che anche, anche da questo punto di vista il futuro è l'on demand perché comunque i canali lineari, eh, secondo me, non dico che hanno le ore contate, ma hanno gli anni contati. Eh. Si va mm. sempre di più verso una fruizione dei prodotti con l'on demand, uno se li guarda quando ciò voglia lui. Sì, è vero. Gli eventi in diretta sono in diretta, però, per esempio, con la telecronaca in italiano, la diretta non è mai avvenuta. E nemmeno quando eravamo dall'altra parte, quindi, quindi boh, non, lo so, non lo so, Marco 98832, nove mesi di abbonamento. Grazie mille, grazie mille. Allora, è mai capitato che hanno tagliato una parte... scusami. scusami. Dimmi. No, no, rispondiamo a questa domanda, va bene? Ok, ma è capitato che ma, hanno tagliato eh... i per noi fondamentali? <ride> tu ti ricordi qualcosa di particolare? Ma forse in passato delle scelte split che magari tagliavano Bobby Lashley, mettevano qualcos'altro o viceversa, però... Eh, lì è sempre a discrezione della loro narrativa e di quello che ritengono fondamentale. C'erano delle storyline, ce n'era una, mi pare, di Bobby Lashley che era stata tagliata in maniera abbastanza pesante. Però... Sì, era, era abbastanza accantonata. Sì, anche quella, forse con, con quando era lì il matrimonio, con, con Coso di Lana che c'erano le corna, adesso non mi ricordo. Cosa fosse. Vabbè, tra l'altro c'era qualcuno prima, scusami, ed era quello su cui volevo intervenire: qualcuno che ci ha detto: quando siete andati, avreste almeno 31, dovevate fare dei videolog con eh, raccontando l'esperienza. Ecco, sappiate che nel 2015 se noi tiravamo fuori un cellulare ci tagliavano le mani, le braccia e ci rispedivano a casa con un calcio nel culo. Cioè, giusto per farvi capire, eh, sappiate che per esempio quando la WWE veniva in Italia, noi con la troupe di Sky non potevamo mai riprendere nessun finale di match, potevamo solo riprendere i primi tre match e solo gli ingressi. E poi puntualmente ti trovavi già allora gli influencer che erano lì in prima fila, riprendevano tutto e lo pubblicavano. Invitati Questa... dalla WB stessa, tra l'altro. Quindi tu esatto. dicevi: Ma come? Esatto. <ride> Noi siamo la TV e non possiamo, abbiamo una gran cassa e, e date questo potere a. A chi eh, non ha un rapporto lavorativo con voi, Goblin Production, primo mese di abbonamento. Ma grazie davvero per la fiducia che ci stai dando, grazie mille. Ora, Frank, questa è una domanda che noi non ci ritiriamo indietro: perché Sky ha preferito la All Elite Wrestling alla WWE? Allora, Greg Valentine, prima dico una cosa io, poi faccio parlare il Frank. In realtà. Non è un discorso di preferenza, cioè non c'è stata una bilancia con le due sigle una di fianco all'altra, dicendo scegliamo questa piuttosto che l'altra, giusto? Sì, perché fondamentalmente alla fine del 2019, eh, la Sky fece cadere il diritto di prelazione sui diritti televisivi che vennero acquisiti dal gruppo Discovery, quindi la da... le Sky si ritrovò senza wrestling, poi arrivò il covid, con il covid eh, tutto era fermo, noi facevamo le giornate con eh, il meglio del wrestling, facevamo degli ascolti siderali e qualcuno a Sky ha pensato però porca miseria, questo wrestling alla fine non era poi così male, peccato però che oramai le vacche erano scappate dal recinto e quindi con WWE non si poteva da parte di Sky fare più nulla perché Discovery aveva, acquisito i diritti, aveva già acquisito i diritti o comunque era in trattativa, comunque aveva sfruttato la prelazione lasciata cadere da Sky, che ebbe l'opportunità poi, non diciamo come né dove né grazie a chi, di eh, mh, contattare la OLED e di acquisire i diritti della Ola elite. Quindi non fu una scelta, ma, ma non neanche una costrizione, cioè fu un'opportunità che... Si verificò perché comunque la WWE era andata e c'era solo lì. Daci dentro allora, Goblin Production, eh? chissà, mai che fra qualche anno riusciamo a telecronare anche te, sarebbe bello. Eh, detto questo, il Frank ha lasciato dei puntini eh, di sospensione, però, se seguite i miei video su YouTube, storicamente dovreste già averli connessi, quindi già sapere meglio un po' come è andata la vicenda. Detto questo, Goz, parliamo anche un attimo di Wrestlemania, perché sai, discutere così a tema libero è anche bello, no? Allora, recuperiamo questa domanda che ci hanno fatto in precedenza, senza andare match per match o fare una cosa pallosa, che so che non è il tuo stile, però qua, qual è il match, oppure c'è qualche match che attendi più spasmodicamente di altri? Allora, come ho anche detto nell'intervista sul sulla, um, libro rivista libro rivista si chiama Michele? Yeah, libro la libro rivista di Michele io sono contro la Wrestlemania su due su due notti innanzitutto perché ritengo che un evento di questa magnitudine al pari del Super Bowl pari, al pari della finale dei mondiali al pari della finale di Champions League debba essere un evento che si svolge quel giorno da quest'ora a quell'ora perché negli Stati Uniti il Super Bowl è l'evento televisivo sportivo dell'anno perché è l'unico evento è l'unica finale dei quattro sport principali football americano hockey baseball e basket che si svolge con la finale secca tutte le altre, tutte le altre federazioni vengono assegnate con uh, i titoli o la Stanley Cup, l'anello NBA, le major league, con una sfida al meglio delle sette. Ecco, il Super Bowl è una. Per questo motivo io sono favorevole al 100% alla WrestleMania di una notte. Il problema da dove nasce, a parte la questione monetaria, nasce dal fatto che l'ultima WrestleMania che si è tenuta su una sola notte è durata 5 ore e 42 minuti. Becky Lynch racconta eh, nel suo video, diciamo nell'opera eh, videografica lei dedicata, che praticamente quando lei entrò eh, nel, nel ring dove poi eh, diventò campionessa strappando la cintura a Rona Rousey nel match in cui c'era anche Charlotte Flair, cioè praticamente era la una meno un quarto ora locale del giorno dopo. Cioè, un evento che è cominciato alle 7 di sera, alle 19, è cioè terminato alla, alle 0,045, e 45. Cioè, neanche il Festival di Sanremo dura così tanto, cioè tanto per, per, per darvi un'idea. Che cosa succede? Scusate il lungo preambolo. È che secondo me, in una wrestlinga di una notte i match che possono trovare spazio sono pochi. Al confronto con ovviamente le due serate dove possono essere spalmati, io qua ne ho contati 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ma manca ancora il match di Bobby Lashley, quindi 14 match. 14 match, cioè mh, non possono esserci in una sera, per forza ne devono fare due. Però cosa succede che poi ci sono degli incontri Oh, io dico la mia, i due match per i titoli femminili, Charlotte Flair contro Rhea Ripley, Bianca contro Asuka, sono match da Wrestlemania perché? Perché vengono assegnati i titoli, boh, secondo me le rivalità sono state costruite male e sono dei match che vanno inseriti in una Brest-Almenia a, a due notti perché c'è lo spazio ma Brest-Almenia in una notte non lo so ma anche Edge contro Finvalo sì, è un L in SL poi forse ci sarà il Re Demone e quant'altro però anche lì che cosa c'è realmente in palio in match a quattro coppie maschile e femminile Brock Lesnar contro Homos, boh. ma anche l'effetto nostalgia Becky Lynch, Tristratus, Lita contro le damage contro vero che cioè, io ho visto una resterminia dal vivo dove c'era e quindi cioè, abbiamo sì. avuto ben di peggio in, in passato però i match diciamo la verità i match quelli sentiti secondo me sono pochi ne scelgo quattro Roman Reigns contro Cody Rhodes per ovvi motivi Austin Theory contro John Cena perché lì è il divisorio tra la generazione il vecchio il nuovo poi Rey contro Dominic Mysterio perché questo secondo me è il match con la rivalità costruita meglio sentitissimo e poi il match di coppia che è stato in realtà costruito perché Sami Zayn ha assunto ha, 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 ha diciamo immagazzinato un, un, una tale popolarità che, che, che mi assomiglia molto a quella di Daniel Bryan del 2014, cioè molto simile. Io ho trovato una, una, una simile. Poi ci sono altri match che comunque degni di nota, quello di Gunther e quant'altro, anche se Trones contro Logan Paul. Sì, hai ragione, Simo Allora ne mettiamo 5, però ma il problema è che, no, è che qui si danno dei contentini a Luca. cioè non è il problema che il roster è troppo grande perché a Wrestlemania, cioè allora facevano prima, quando facevano la battle royale li buttavano dentro, così si prendevano la royale, si prendevano il fee avevano timbrato il cartellino però così, boh, secondo me secondo me, non lo so la Wrestlemania su due notti mi lascia con parecchi punti interrogativi ribadisco Roman Reigns contro Cody Rose è il match più atteso di tutti. Posso dire anche quello che spero che accada io o quello che invece, cioè che è ben diverso da quello che accadrà. Io vorrei che Roman Reigns vincesse, ma vincerà Cody ah, Rolls. Sì, cioè così deve finire, Goz, così. Certo, assolutamente. Cioè, e, e non vado a fare... Dei ragionamenti in chiave Mark scusa in chiave Smart dicendo: Eh, però quello là è andato l'OL Adesso torna, gli danno il titolo e danno un brutto messaggio così tutti quelli che sono di là sanno che possono tornare, gli danno il titolo. No, io dico perché Roman Race è Homo, cioè Cody Rose, non lo è. <ride> Eh, ma no, ma è la realtà, dai. Io... Quindi sei cioè, d'accordo io... con chi dice che è un mix tra un venditore d'auto e un telepredicatore degli anni assolutamente, 80 assolutamente sì. Eh. sì, sì. È, è il mastrota, è il mastrota di noi altri, eh, sì. è il mastrota di Atlanta, della Georgia, secondo me. davvero? Sì. Ma che stai dicendo, Godzilla eh, lui dai, è l'American la Nightmare? Volte. Non lo sai che è l'American Nightmare. Si, sì, vabbè, dai, ok, lasciamo poi. Un'altra cosa che mi piacerebbe vedere Kevin Owens che tradisce Sammy Zayn. No. Eh sì. Eh sì, cioè vogliamo fare una wrestlemania da fanservice o vogliamo fare una wrestlemania con i contro Maroni? Cioè che entra lui nella Bloodline. Certo. Certo. E certo. <ride> è certo, è certo, è certo. <ride> Lo voleva fuori per prendere il suo posto. <ride> e certo, cioè visto nell'ultima puntata che gli ha detto eh, a, a SmackDown, l'ultimo SmackDown, noi l'abbiamo telecronato, telecronato. stamattina eh, e sarà do, da domani a, a mezzogiorno su Discovery Plus. Domani sera alle 23:15 su, eh, su Dimax, cioè, quando Semisene entra nel Kevin, Owen, nel Kevin Owen Show c'è Kevin che dice allora sei contento ti ho ascoltato, abbiamo fatto la doppia entrata hai potuto ricevere l'applauso adesso sei tranquillo sei a posto, nell'ultima puntata di Raw vi ricordate invece il, quella che ci sarà, eh, anche questa c'è stasera alle 23.15 eh, c'è Kevin Owens che gli dice ti vogliono tutti bene, guarda goditi l'applauso, cioè mi sembra di cogliere in Kevin Owens cioè dei semi del, de, di quello che rode dentro perché quell'altro è più popolare quindi una bella pugnalata alle spalle sarebbe un colpo di scena fragoroso, ecco io vorrei davvero che questi due eventi si verificassero anche se so che sarà molto molto difficile perché temo una WrestleMania fan service al 100%. E quindi, siccome questi saranno i due main event, uno sarà il main event della prima serata e uno altro sarà il main event della seconda. E sicuro, io, Fred? io, io no, il mio, mio pronostico eh, Poi, no, poi ok. magari mi sbaglio. Allora, aspetta, intanto lancio il sondaggio se volete che vi uso o no. Votate. Intanto, finisce che vi oh, no uso sarebbe fantastico. <ride> Eh, dicevi, quindi questi saranno per te i due main event e... E, non e non possono che mandare a casa il pubblico felice, anche se è accaduto in passato che qualche volta il main event finisse in maniera diversa rispetto a quanto il pubblico si aspettasse. Però... Ora tu però hai parlato anche di fanservice e secondo te è sbagliato dare al pubblico quello che vuole? Cioè, per certi versi il wrestling a un certo punto certo, vorrebbe darsi quella sì. soddisfazione a dire ah, finalmente ce l'ho fatta, sono contento, è successo. No, però Michele, Michele, alla fine no? Che cosa passa nella storia? Passa mm. nella passa alla storia. Il momento contro Sì, bello, l'abbraccio è di Guerrero Chris Benoit, eh, il Body Od Dream di Shawn Michaels, cioè sono quelli sono i WrestleMania moment, ma gli shock, tipo l'Undertaker che perde la Streak, o Maven che butta, non è WrestleMania ma fa niente, cioè Maven che elimina l'Undertaker dalla Royal Rumble, cioè è come se non lo so, eh, fate voi l'esempio che volete. Cioè, io, io vorrei che ancora oggi come oggi la WWE non mi rappresentasse un cartone animato, una favola lieto fine, ma che comunque si potesse verificare all'interno delle storie anche il colpo di scena sgradito. Perché altrimenti, se poi ci deve essere sempre il lieto fine, eh, so già come va a finire capisci? Ho capito, è chiaro, tra l'altro... Quindi eh. è, be è bello il fanservice, perché comunque, come hai detto te, il wrestling serve a questo, serve a mandare a casa il, il pubblico contento, però se fosse sempre così, eh, dopo perdi anche la, la, la... non lo so... Il mordente. Allora, è finito il sondaggio, Gozza, hanno votato in tanti eh, stasera, volete Kevin Uso vince il no però col 55% quindi il pubblico eh, non è eh, sulla bilancia che pende tutto per una parte o per l'altra cioè, vuol dire che il 45% cioè 4,5 persone su 10 vogliono Kevin Uso cioè, hai diviso le acque come Mosè Kevin eh. Uso <ride> <one>, Kevin <ride> Uso no penso che se succedesse una cosa del genere ci sarebbe la rivolta però cioè se dovesse succedere una cosa del genere, avremmo le facce simili a quelle di quel ragazzo là quando l'Undertaker ha perso l'imbattibilità. Sì, o la bambina arrabbiata con The Miz. O la bambina ingrumita. con The Miz quando incassa la valigetta su Sina. È vero, hai ragione. <ride> che grandi, eh? Anche i fan lì sì che diventano protagonisti, diventando, cioè trasformandosi... Con le loro espressioni in emozioni, anche Ora perché mi chiede. Eh. Scusa, scusa, poi finiamo. Anche perché, cioè, tutti che. Non tutti, no, in tanti, eh, Questa bloodline ha rotto. Eh, Ma ragazzi, la bloodline è il punto focale. Il capo tribù, il capo tavola. È il simulacro della WWE da due anni a questa parte. Cioè, è riuscito a reggere. Come nessun altro, forse, ha fatto negli ultimi anni. Perché prima, quando ce lo mandavano giù col Pedrieu, sai cos'è il Pedrieux? No? L'imbuto quando ci forzavano le vittorie di Roman Reigns e eh, non andava bene. Invece, così va bene. Porca miseria, se va bene. Oh, io la penso così. Allora, amici, manca un abbonamento per farne 10 tondi tondi. Che famo? Eh. Il GOS viene, non facciamo almeno 10? Ci fermiamo a 9? Eh, se avete un abbonamento, eh, non facciamo come i mondiali di Valentino Rossi, eh, è il momento di assegnarlo e di legarlo a questo sito. Ora andiamo con una domanda. Eh, secondo me è molto interessante. Perché io la mia analisi l'ho già fatta una sera qui, magari c'eri anche tu come spettatore, so che ogni tanto dai un'occhiatina. Sì. Eh, Beh, è passato quanto? Un annetto circa, forse un pochino di meno. Triple H, la sua gestione creativa rispetto a Vince McMahon, in comparazione, sei contento di Triple H in generale? È la WB che ti aspettavi da lui, che volevi? Sì, se Michele, se mi mi, ma non lo so, forse sarò mh, vecchia maniera, ma... Eh, oppure sto semplicemente diventando più vecchio, che okay? forse la, 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 la risposta più probabile, ma seppur da addetto ai lavori, seguo la WWE eh, con senza farmi pippe mentali troppo grandi su chi ci, stia, ci sia o ci stia dietro. Mm. Cioè, non ho in realtà sì, ci sono stati dei cambiamenti, però... Ho visto anche una continuità, sì, ci sono state alcune cose di rottura, andare a prendere gente che era stata licenziata, però non è con l'andare a riprendere da luglio al comando, giusto? Quindi sono luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, nove mesi, va nove mesi, c'è un buon ciclo, si arriva, si arriva a menia. Non lo so, non lo so. Secondo me, comunque, nove mesi sono ancora pochi per giudicare l'operato eh, di Triple H. Io direi, senza infamia e senza lode, non ci sono stati questi cambiamenti, questi stravolgimenti, almeno a mio avviso. Tu hai notato degli stravolgimenti rispetto alla gestione di Vince? Beh, ho fatto una live solo su questo, quindi non mi ripeto in generale. Eh, sintetizzando, secondo me, Vince e non gli viene riconosciuto, era meglio nel creare personaggi da zero, ed era un migliore world builder. Cioè, anche se era a volte noioso quello che proponeva, comunque c'era un mondo che ti sembrava più amalgamato. Eh, certo, atleti che andavano su e giù rapidamente, eccetera, e restavano impantanati, mille cose, però non c'era... E secondo me non è così positivo, quell'idea che ti basta un match e diventi force contender. Cioè, pensa a tutti quelli che erano force contender nell'elimination chamber. Cioè, dove sono adesso? Dov'è Johnny Gargano a Wrestlemania? Dov'è quell'altro grosso? Come si chiama? Che ha, che ha ripreso lui, adesso mi sfugge il nome. Sì, il ho capito. Mamma mia, c'è un vuoto di... Eh, vedi, cioè, lo vediamo talmente poco che ti sfugge anche il nome. Sì, tra no? l'altro, è sempre tagliato dalla versione, dalla versione Bronze eh, Read. Bronze Read, grazie Angelo, 887. Cioè, dov'è Bronze Read? Eppure la forse con cioè, lottava per il titolo 20 giorni fa? Beh, cioè, se, tu, se, se, tu infatti, se tu infatti, mi Michele ci fai caso, è un po' l'eredità che ha preso Shawn Michaels in XC da Triple H, dove, dove non ci sono personaggi dove, cioè, boh, non lo so, uno diventa first contender, poi mettono in match pluriuomo, uomo, in, boh, non lo so, eh, in effetti c'è tanta cozzaia, c'è tanta cozzaia. Ecco, queste sono le cose che per me faceva meglio Vince McMahon, malgrado non tutte le sue ciambelle siano uscite col buco. Poi è chiaro, Triple H ha fatto altre cose molto buone anche lui. Il suo tallone d'Achille, oltre a questo, la divisione femminile, dove un popular opinion, questa me la prendo io come responsabilità, facendo un'analisi mia, mia soggettiva personale contestatemi, datemi del maschilista, quello che volete, non mi interessa, malgrado WWE abbia nel roster alcune delle donne come lottatrici e personaggi più spettacolari al mondo e siano performer clamorose, cioè io oggi mi sentirei assolutamente disincentivato se fossi una compagnia mondiale che propone il wrestling a creare una divisione femminile. Ma sai sì. che gli... scusami, scusami, comple... finisci, finisci? Poi dico la mia? No, e mi, mi sembra brutto dirlo, ma le donne le, le, le prenderei perché servono cioè, servono a livello scenografico, storyline, vallette, amori, eh, tradimenti, cioè, ma le prenderei per quello, cioè non per lottare. Sì, perché sono d'accordo. Cioè, troppo, per esempio, se andiamo, io adesso non, non ho voglia, però se andiamo a prendere eh, dalla, dal primo gennaio ad oggi. Quante volte il main event di Ro è stato femminile, tante tantissime. Secondo me, tante volte, e come dici tu, ma secondo me non, non se ne sentiva le, la, la necessità. Anch'io penso che la divisione femminile sia overrated, sopravvalutata a livello di importanza, cioè, non lo so, forse proprio perché. Per il politically correct ci devono essere le quote rosa anche nel vestibolo. Cioè, ora a... te la dettaglio meglio, Frank. Intanto ringrazio Fire Sam Racing che tre minuti fa ha regalato un abbonamento. Grazie. Anzi, ha sottoscritto un abbonamento per il primo mese, quindi grazie mille è Greg Valentine che un abbonamento lui si sì, lo ha regalato. Tra l'altro qualcuno dice di essersi abbonato, non è ancora uscita la fascetta, ma a volte ci mette anche 10-20 minuti. Quindi se l'avete fatto, grazie per davvero. Ora, quello che intendo dire io è che guardando come alcune ragazze ormai, a me dà proprio l'idea, eh, anche le seconde linee, mi dà proprio l'idea che si allenino poco. Che abbiano più interesse a fare la foto che a chiappa like, che sperino di avere ingaggi nel mondo del cinema o che sperino di avere la sponsorship comoda per far vedere i gioielli piuttosto che i vestiti. Notando che anche alcune big ormai, ovviamente, utilizzando i social con astuzia per creare nebbia, hanno un'agenda e delle ditte delle aziende che le rappresentano per trovare ruoli cinematografici e robe fuori dal wrestling. Vedendo che nel momento in cui una ha un po' di popolarità, si apre un HollyFans o similare e dice "Beh, io adesso guadagno di più, quindi ti posso non dico ricattare, perché non è così, però posso dire sì, però è in una posizione di vantaggio. Eh, o faccio come si dice com come dico io, oppure vabbè, mandami via, cosa me ne frega? Tu hai investito un sacco di tempo televisivo eh, io vado a fare un milione di dollari in un mese e tu cosa fai? Cioè, l'uomo non ha questa possibilità, per fortuna le donne ce l'hanno, nel senso possono monetizzare in questo modo che è legalissimo, però se io devo pensare ad una divisione femminile eh, dove poi c'è continua. Eh, continua confusione, continui malumori adesso vedi anche Ronda Rousey che alza di nuovo la voce e dice eh, questi qua non sanno scrivere lo show perché lei se lo può anche permettere Sasha Banks che le girano le scatole, prende e va via cioè, mi sembra veramente, e userò una parola che odio difficile gestire uno spogliatoio femminile oggi cioè, le eh, ragazze uscite da NXT che hanno fatto la storia in WWE quelle della prima ondata, chiamiamola così, anche se non è la prima ondata, ma ci capiamo. Cioè le Bailey, le Sasha, le, le Becky, cioè quelle che erano vocazionate. Quella vocazione oggi, secondo me, un po' l'hanno persa perché hanno capito che sono diventate delle aziende. E quelle venute dopo, quella vocazione non me l'hanno ancora dimostrata. Mi sembrano distratte o più interessate ad altro. Sai, magari sbaglio sai... io, però... No, no. So. Abbiamo... Scusa Michele, abbiamo un esempio una cartina di tornasole di settimana scorsa eh, che, che ci conferma quello che ha appena detto cioè Alexa Bliss che fa la maschera al cantante mascherato ed è fuori da WrestleMania cioè sì, ha avuto anche quindi... un tumore alla pelle è stata operata sì, e stava però... dicendo, eh, Non so perché no 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 ti hanno operata sì, però vedi che al mo cioè, poi dopo vai a fare magari qualcos'altro. Io poi dopo non, non so bene se è WWE che, tra virgolette, l'ha piazzata lì, molto probabile. Però fine, cioè, eh. questa è un'ulteriore dimostrazione che ci sono tanti, tanti, tanti eh, sbocchi eh, alternativi. È Ronda Rousey nel mirino della Marvel, anche Becky Lynch che poi va a recitare, eh, recita il ruolo di Cyndi Lauper, Charlotte Flair anche lei sta cercando eh, uno sbocco hollywoodiano, cioè, ma è normale che lo facciano, cioè, nessuno glielo deve impedire, però non vedo, l'ho già ribadito, anche nelle seconde linee quella progressione del dire ok adesso gli prendo il posto. Cioè, prendete Shozi, poverina, che ha una storia tremenda alle spalle, abusi, casini, eccetera. Io quando la vedo lottare mi dico, cacchio, è, è il momento giusto per guadagnare punti. Devi perdere? Disputa un match che mi lasci sbalordito. E non ce la fa. Sembra spesso nel ring eh, così, che gira vuoto. Cioè, l'altro giorno Ria Ripley, che ci dicevamo cosa sta facendo, contro chi era nel ring Ria Ripley? Che, che ci dicevamo oh, non... che sono arrivate Becky Lynch e tutte le altre con Bailey addirittura. Era nel ring con Bailey, cioè con una super veterana e boh, sembrava, che... eh? sembrava ubriaca. Eh, sembrava che il match non l'avessero preparato. Quindi è vero che la WWE ci mette del suo, eh? perché secondo me Ronda Rousey ha ragione a lamentarsi. Poi rientriamo in quella Gorgo. Eh, che ci porta a dire, ok, però WWE non ha tutto questo tempo da dedicare alla divisione femminile durante i suoi show eh, tuttavia, eh, poi arrivi lì arrivi a, a, a trovare il mazzo eh, del, del, del fiore e la radice è quella quindi a me piacerebbe sentire anche indifferita, eh, su, su YouTube in maniera educata, le opinioni soprattutto delle ragazze, perché è bello avere un'eroina del proprio sesso, cioè è bello vedere Charlotte Asuka, Beli. Cioè, salire di ruolo, eh, mostrare che si vincono le avversità, Bianca, superare problemi di alimentazione, o oh, Schozzi, con una infanzia tormentata alle spalle, abusi, quello che vuoi. Però, ormai mi sembra che ci sia un, una finalità, io prima ho parlato di vocazione, che non è più quella. Quella fame che avevano le prime ragazze che hanno rivoluzionato per davvero la WWE. Cioè, mi sembra che gli manchi quel fuoco. A dispetto di mille altri interessi che esternano sui social. Poi magari mi sbaglio perché il social è una vetrina drogata. Uno deve far sembrare che succede chissà cosa, poi non è così. Però ecco, io ci penserei, ci penserei veramente tanto, se fossi un io il capo di una major, a dire facciamo una divisione femminile oggi nel 2023 ci penserei tanto Vabbè, che, ribadisco Michele ho come l'impressione che siano obbligati a, a dare le, le, le quote rosa chiamiamole quote rosa eh. eh, poi ci sono delle occasioni in cui questa cosa me la rimangio perché poi fanno il match della serata e cosa vuoi dirgli ci cioè, viene ottimo che ci siano però è il trend in generale che mi preoccupa cioè, non vedo una sostituzione al top di persone che hanno quel desiderio, quel fuoco che avevano le altre. Non lo so, o oh, magari mi sbaglio. Senti, prima di salutarci, anche perché oggi sì. abbiamo telefonato e la voce è quello che è. Su Vrestelmania, Goz, ti è rimasto qualcosa che vuoi dire? Qualche discorso interrotto? Ma potremmo qualcosa? parlare dei grandi assenti? Dei grandi assenti? Eh, perché no? Intanto metto Austin Theory qua, così, giusto per cambiare un po' la foto. Ah. Eh, i grandi assenti sono i G-Styles che, che è, è stato annunciato. È fortunato che è stato annunciato nella, nella grafica della Battle Royale eh, dedicata alla memoria di Andrea. De Jan che ci sarà a SmackDown eh, alla vigilia di WrestleMania. Mm -hmm. Orton anche lui, infortunato. E, e Riddle, in tanti stanno dicendo che possa tornare a fare qualcosa. Tu ci credi a questi rumor? Come, come non, lo so, non lo so, non lo so, Aia, non lo so. I gozzolini sono i maffi, è furbo, ci nasconde qualcosa, guardalo guardalo come eh, se la ride. Poi, poi, poi Bobby Leslie che dovrebbe andare contro Elaine eh, Knight, ma Bray Wyatt. Beh, ovviamente mancano ah. anche Big E. Il povero. Sì, vabbè, è, è fortunato, Beh, Ezekiel, okay. Beh, è zitiel, ok, però c'è anzi, otis. Otis. otis vabbè, Bray Wyatt, volevi parlare di Bray Wyatt allora no, no, eh. Eh, no non sono ferrato. So che c'è qualcuno dei tuoi aziendalisti che è, è molto ferrato sull'argomento. Tu cosa pensi che, sì, che abbia, che problema pensi che abbia Bray Wyatt? Beh, lui credo che lo abbia anche detto in alcune interviste tra le righe. Cioè, Bray Wyatt ha una cosa che si chiama male di vivere. E io, questa cosa, cioè, sia io che te. Cioè, tu credi perso... che sia depressione, scusa, io depressione la, un altro, la, la vorrei chiamare in un altro modo perché secondo me è ancora più profondo. Ora, sia io che te okay. abbiamo perso dei genitori a cui eravamo molto affezionati, tu hai perso anche degli amici a cui eri affezionato, almeno da quando ti conosco. Io fortunatamente quest'ultima parte non ce l'ho. Però a Bray White ha visto scomparire quella cerchia di poche persone con le quali si era aperto, con le quali probabilmente poteva essere se stesso togliendosi la maschera senza vergognarsi magari anche di quelli che vengono considerati in maniera eh, eh, comune dei difetti. Cioè Brewat ha perso i suoi punti di riferimento umani, le persone con cui si sentiva a casa, con cui si sentiva in sintonia. Quindi, depressione mi sembra paradossalmente leggero. Questo è quel male di vivere, secondo me, scritto anche da tanti poeti o filosofi, che qualunque cosa ti accade, c'è sempre quella lama della malinconia che ti avvelena. E lui questo l'ha fatto capire in tanti modi, in tante modalità. Quindi non so se è questo che lo sta allontanando dal ring eh? però mi sembra una persona sin troppo sensibile per riuscire a fare una opera artistica che necessiti di una costante esposizione di fronte alla gente perché è anche questo che un po' ti condiziona cioè tu devi viaggiare devi andare all'arena devi vedere delle persone devi interagire devi indossare un alter ego Devi fare le prove, devi entrare in scena, devi fare le foto con i fan, che lui ama adora, però è un istante è un raggio di sole poi ritorna al buio e paradossalmente, quel buio, quando hai quel male di vivere, secondo me, riesci forse a farci meglio i conti se stai lontano da tutti piuttosto che essere al centro è, è del davvero, È davvero un grande peccato perché Bray Wyatt è giovane, cioè io, io, io lo vedo allora. Prendete per le mole quello che, con le molle quello che vi sto dicendo, io quest'anno compirò 58 anni. 58 anni sono tanti. E quindi quando arrivi a quest'età, magari già da qualche anno, guardi più a quello che hai lasciato dietro rispetto a quello che hai davanti, no? Anche se mi auguro di vivere fino a 200 anni. Ma il punto è che pensare. A questi stati emotivi così brutti, così difficili, in giovane età, caspita, mi, mi, mi rattrista davvero tanto. Cioè, eh, io, io spero vivamente che lui comunque riesca a trovare la forza per, per uscire da questa situazione per cercare di trovare comunque qualcosa di positivo in quello, in quello che lui ama di più. Certo che come dici tu, se effettivamente lo stare rinchiuso in se stesso lo fa stare meglio rispetto all'esibirsi, cioè, tante volte succede, soprattutto nel mondo dello spettacolo, che la gente ha dei problemi quando esce dal, dal giro. Quante vecchie glorie si lasciano nel mondo della canzone, nel mondo della tv, nel momento del cinema, si lasciano sopraffare dalla malinconia e dalla depressione quando la loro carriera finisce. Ecco secondo me Bray Wyatt la carriera ce l'ha ancora davanti e quindi faccio fatica a pensare ad una cosa del genere. Leggere, leggere queste, questi stati come, come quello che ha in sua impressione eh, fa, male, fa male perché comunque è uno spaccato della realtà di oggi che è molto molto difficile da, 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 da affrontare il fatto, il fatto che comunque viviamo in una società eh, che è basata sull'apparenza e non sulla sostanza, lo so che sono discorsi eh, fatti e rifatti, però è, se è sempre più difficile. Io ribadisco, oramai ho una certa età e da un certo punto di vista ho avuto la fortuna di essermi preso delle soddisfazioni importanti nel corso della mia vita e guardo da qui in avanti cercando di... Eh, navigare a vista, se così mi consentite, però io penso che chi ha 30 anni, 35, cioè debba e magari o anche meno e sia attraversato da questi problemi, debba trovare la forza per combatterli, deve, per combatterli, deve trovare la forza per cercare di superarli, perché altrimenti è un problema. È un, è un argomento, adesso siamo precipitati in questo argomento davvero... Molto molto delicato. Non voglio dare lezioni a nessuno, voglio parlarmi da, parlarvi da fratello maggiore, da zio. Fate un po' voi in generale. Certo è che è triste pensare che comunque ci sia non solo Bray Wild, ma tanta gente che soffre di questo mal di vivere. Beh è molto diffuso. Beh, tu mi conosci da tanto, io questo mal di vivere ce l'ho addosso, ce l'ho addosso da quando ho vent'anni, però. Io riesco a controllarlo, anche abbastanza bene, ti dirò, perché Beh, perché ho delle cose che mi piace fare e che mi danno soddisfazione. Stando da solo, leggo i miei fumetti, sono contento. Leggo i libri, sono felice. Scrivo, me, scrivere da eh, quando ho la mente, la voglia di farlo, mi dà quella leggerezza, mi dà quella passare il tempo con qualcosa che amo fare che mi fa star bene. Eh, quindi ci sono tante ma, cose guarda che... Michele io ti dico io, io non voglio dare lezioni a nessuno io ho imparato soprattutto negli ultimi anni a cercare ogni giorno quando vai a dormire o quando ti alzi al mattino un qualcosa per cui vale la pena alzarsi dal letto ma sono anche piccole cose che magari prima in un carattere così irruente così gozzillone come il mio non stavo a vedere con il passare dell'età con il passare degli anni sono diventato molto più introverso molto più riflessivo ma vivo meglio di quanto non facessi dieci anni fa anche se avevo un sacco di soldi un sacco di donne un sacco di altre cose materiali che ora non ho più ma oggi riesco a vivere meglio perché ho capito che per vivere bene serve essere in uno stato mentale che ti aiuti ad andare avanti in un certo modo non so se ho, ho fatto arrivare il mio pensiero da, da vecchio rimba beh credo che sia arrivato poi ovviamente noi tocchiamo ferro e speriamo che Bray Wyatt abbia soltanto che ne so una brutta influenza e che queste cose le abbia riposte da parte però insomma le sue interviste più recenti lasciavano trasparire ancora questo stato emotivo. Ora prima di andarcene e di rispondere alle ultime domande, vi rimetto a schermo il programma della settimana perché il canale si riaccende più tardi con la live reaction di Rose. Vi va? Qui c'è spettacolo, grazie agli aziendalisti, cioè allo staff che mi dà una mano a gestire il canale che tornerà in diretta anche martedì e mercoledì alle 22 con i pronostici di WrestleMania e giovedì e venerdì con il videogioco e poi con la live reaction di SmackDown e poi attenzione, maratone sabato e domenica dalle 22 un sacco di rubriche, sbusti domande e risposte eh, le ultime notizie eccetera che ci condurranno e poi anche l'analisi del day one, quando si si aspetterà il day two eh, dicevo e quindi anche poi l'analisi del nuovo spettacolo eh, non mancate perché abbiamo un sacco di Proposte: eh, se state seguendo il canale perché compare non page e il wrestling o più in generale la nostra compagnia e il nostro intrattenimento vi può piacere, lasciate un follow, eh, seguiteci. Non siate timidi, come avete visto qua, si passa dal sacro al profano schioccando le dita. Ora, Frank. Oh, sì. Che fine ha fatto Nakamura? Oh, eh, tutti oh, Nakamura ora aiuta mio amico Kunio Kawabe per fare vetrificazione di eh, eh, auto e moto con prodotto Made in Japan. Lo so, eh, Nakamura è un altro dei grandi assenti di WrestleMania. Hai visto? Io ormai sto usando per rispondere a chi mi chiama che vuole vendermi le cose più assurde. Quindi rispondo con la voce. Pronto, lei mi chiede Posa. Ah oh, no, io sono suo amico me Ah, A lei chiama per gatto? Ma faccio così. ah, oh, noi abbiamo gatto bianco. O oh, poi gatto bianco. O oh, poi gatto bianco con macchia nera. Ah oh, bello questo. Oh, allora tu passa a prendere. <ride> questo, tasse. Ma tu mangiarlo. <ride> Ormai la voce di Nakamura a me serve per rispondere a chi Se è il seccatore per, no? per trollare, giusto, giusto. Sì, perché dico, vabbè, mi state facendo perdere tempo, almeno mi diverto un po' anch'io. <ride> eh, vabbè, mi diverto un vabbè. po' anch'io. Allora, grazie per i complimenti, che ovviamente giriamo anche al, anzi, soprattutto allo staff che segue il canale. Gods WrestleMania ti sì. insomma che WrestleMania sarà questa. Hai delle vibrazioni positive in generale, cioè ci mandi No, l'ho già detto, c'ho tristezza, tristezza io. Eh lo so, però mettila da parte, cioè è solo lo spettacolo. Cioè lo spettacolo ti ho detto che tanti match non Beh, sarà sarebbe... sarà, come, sarà come al solito un grande grandissimo spettacolo, ci sarà da divertirsi, ci sarà da Sobalzare sulla sedia, ci sarà da discutere. l'NVP dire... al buio di WrestleMania. Goz. il tuo pronostico. l'NVP al buio, l'uomo che stupirà tutti a WrestleMania con la prestazione della serata o con lo shock della serata. Goz. un nome solo. Logan Paul che ripete la prestazione di Crown Jewel. Eh, quindi ho, ho beccato la foto adatta. Sì. Però io spero sempre in Kevin Uso. <ride> oh ragazzi, se succede Kevin Uso, l'abbiamo sentito qua dal Godzilla, eh? sappiatelo. Kevin Uso è come Babbo Natale, abbiamo scartato il pacco, pensavamo di trovare il Lego e invece c'era dentro Kevin Uso. Eh? Kevin Uso con la maglietta, Kevin Uso vestito samoano <ride> che Ti parla... È oh di Dio! <ride> proprio gestati! Che semi-demolito, cioè proprio inquadratura, in ecco il momento in cui gli si spezza il cuore quella faccia che cambia, che, che gli strappa via la wrestler Zeina davanti, cioè proprio c'è già la scena, tutto. Mi strappa la maglietta eh, per chi non ha visto Frestle Zena e lo slogan. Beh ragazzi, nostro... andiamo... posso dare anche io un paio di appuntamenti? Ah devi così chi è in giro nei paraggi viene ad incontrare. Allora intanto stasera 23:15 d Max Row e domani sera stessa ora SmackDown. Chi è di Milano e dintorni sabato per tutto l'arco della giornata mi troverà all'Idroscalo di Milano per la Riding Season 2023. Sarò lì a fare lo speaker e eh, a fare un po' di intrattenimento. Insomma, se passate, dovrebbe essere una bella giornata. Venite a fare un saluto. Mi porto il cinturone così facciamo un po' di foto come l'anno la, scorso. Insomma, dai. Sì, ma quello normale da WWE che è tuo ce l'ho io. Quindi tu porti il cinturone, quello dei vent'anni. Sì, l'ho portato anche l'anno scorso. Cacchio, quindi fare una foto con quel cinturone lì è una figata succede esatto. anche raramente ragazzi quindi esatto, se siete andati esatto eh, esatto, cioè, esatto avete una foto premium super top se andate vi <ride> faccio diventare dei chiavi nuso a distanza pensavo che li facessi diventare biondi così già che ci sei <ride> Mo ti faccio diventare passo con la via crucis ti fermo a tutte le stazioni <ride> amici un po di casino di emoticon di eh? un po di Carnevale di Rio in chat per salutare il Godzilla e per ringraziarlo di essere stato con noi mentre io ringrazio voi per il sostegno al canale per l'educazione, per la bella serata che abbiamo passato insieme ricordandovi che questo canale si accenderà ancora ripetutamente nei giorni a venire, forza forza con le in chat per il Godzilla dai, 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 su, su, su su, 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 su. eh? Ghost, a te l'ultima parola quando hai finito di parlare concludo la trasmissione Buona wrestlemania a tutti!